Potrei fare queste polpette. Lo aggiungerò alla mia settimana. Ciao a tutti e bentornati al mio canale. Oggi farò una video ricetta. Farò le polpette di pollo con emulsione alle erbe. È una ricetta facile, con un tempo di preparazione di 20 minuti e un tempo totale un'ora. Questa ricetta è consigliabile per bimbi TM5, bimbi TM6. Questa ricetta è molto facile da fare e anche molto economica. Abbiamo bisogno di un marzo di prezzemolo fresco, lavato. Abbiamo bisogno di 2 foglie di basilico fresche e lavate. Abbiamo bisogno anche di una deliziosa foglia di menta, un profumo delizioso. Oh. E adesso posizioniamo il misurino, lo facciamo andare per 3 secondi, velocità 8. Ok, apriamo per vedere come si è tritato le nostre deliziose foglie. Oh. E adesso con l'aiuto della spatola lo reuno nel fondo, in fondo così. A questo punto aggiungo 50 grammi di olio. Aggiungo anche un pizzico di sale. Così. Posiziono ancora il misurino. Lo faccio andare a 10 secondi alla velocità 4. E trasferiamo gli ingredienti in una ciotolina. Voilà. Mettiamo 100 grammi di mollica di pane nella ciotola. Aggiungo 100 grammi di latte alla mollica di pane. Lasciamo in ammollo il pane nel latte fino al momento di utilizzare. In questa video ricetta abbiamo bisogno del baromma, quindi lo posizioniamo così. Okay. Un foglio di carta forno bagnato e strizzato. Ok, lo posizioniamo così, avendo cura di non coprire le fessure frontali. Mettiamo nel boccale un spicchio di aglio. Voilà. Aggiungo anche 2 foglioline di menta lavate e asciutte. Aggiungo anche 4 foglie di basilico lavate. Aggiungiamo anche un spizzico di oregano. A questo punto posiziono il misurino. Lo faccio andare per 3 secondi, velocità 8, così trita tutti gli ingredienti. Così lo reuno sul fondo, così. Ok, ha un profumo delizioso. Fatto. È ora di aggiungere i 350 grammi di pollo a pezzi. Ok, posiziono il misurino, così. Lo faccio andare per 10 secondi alla velocità 8. Sta frullando! A quest'ora mi sta venendo fame. Ok, va bene. Ok. Adesso è ora di aggiungere il pane ammollato e strizzato, così. Aggiungo anche un pizzico di sale. Aggiungo 2 pizzichi di pepe nero macinato così.
posizioniamo il misurino, lo faccio andare per 10 secondi alla velocità 4 e sta amalgamando il nostro pollo con il pane, con le erbe e tutto quanto quello che abbiamo messo. Vediamo. Eccoci. Che buono. Con l'acqua vado a formare delle polpettine e le sistemiamo nel vassoio che abbiamo preparato prima. Che bella polpetta! Che bella, no? Mi sembra che sto facendo delle tortillas. Così si fanno le tortillas honduregna. Così, poi un giorno vi farò un video, vi farò vedere, così anche voi potete imparare. Che bella, vero? È una tortilla di pollo. Eh sì, no, niente, continuiamo con questo video, ragazzi. Metto nel boccale 500 g di acqua. Ok, chiudo il boccale togliendo il misurino e posiziono il baromma in questo modo, che così adesso cuoce al vapore, così di qua esce tutto il vapore, capito? Così, basta. Guardate le polpette che sono venute, mi sono venute 15. Beh, ci sono di tutti le misure, però. Ok, chiudo. Adesso lo faccio andare per 25 minuti alla velocità 1. Così il nostro bimbi in questo momento lui sta cuocendo al vapore. Quindi tutto sano, ragazzi. Ok, ragazzi, le nostre polpette già sono già pronte. Eccole, vedete? Al vapore, cotte al vapore. Per tutte quelle persone che non vogliamo ingrassare. Quindi fate il vapore. Come ultima cosa mettiamo l'emulsione alle erbe, così insaporiamo di più. Consiglio o suggerimento, possiamo mangiare queste polpette con una bella insalata fresca o delle verdure di stagione. Buon appetito! Ok ragazzi, con queste belle polpette ho finito questo video, noi ci vediamo al prossimo, ciao! 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 Adesso proviamo le polpette!